Intanto, buongiorno a tutti, io vi parlo da persona, da un umano che crede in Gesù Cristo e che la vita ha messo nell'occasione di incontrare quelli che fanno fatica a vivere, vuoi perché sono vicino alla morte, vuoi perché hanno subito dei lutti, vuoi perché hanno fatto delle scelte che hanno fatto della loro vita un rincorrere magari fuochi fatui, non realtà. Devo dire anche che onestamente noi occidentali molte volte cerchiamo, secondo me, fuochi fatui, chiamiamole ideologie, chiamiamolo, come dire, ci hanno detto così, tradizioni. Io vedo poche persone, ho l'impressione, che vede la vita, che incontra la vita. Allora l'argomento di oggi, che parte da una frase di Shakespeare, che mi era piaciuto molto, noi sappiamo ciò che siamo, ma ignoriamo ciò che possiamo essere. Mi trovo un po' in disaccordo con Shakespeare, nonostante la sua bella frase, perché secondo me noi non conosciamo chi siamo. Voglio cominciare con un libretto abbastanza carino che leggevo in questi giorni, che racconta un episodio avvenuto. Era l'8 marzo del 2009 e questa giornalista, che scriverà poi il libro, era in Sardegna, in un paese dove volevano fare la giornata della donna. E c'erano due personaggi particolarmente importanti, e era un sindaco, una donna sindaco che aveva organizzato questo incontro, e c'era il parroco giovane che faceva un po' di difficoltà. Perché? Perché l'argomento metteva in crisi, per esempio, come la Chiesa si era comportata con le donne. E allora era lì sulle spine, affermò di aver apprezzato le nostre riflessioni, ma non nascose di ritenerle non più adatte in chiesa, ma casomai in un teatro, perché nella sua chiesa le parrocchiane erano tenute in grandissimo conto e certo non avevano motivo di chiedere risarcimenti per aver subito delle cose da Santa Romana Chiesa, quindi non andava bene farlo in quella parrocchia. Terminò l'intervento affermando con orgoglio che la prova di questo felice clima era che lui, ad Austis, si chiamava così il paese, poteva vantare il supporto di molte collaboratrici nell'attività parrocchiale. Qui le donne sono valorizzate. In quel momento accadde l'irreparabile. Fu proprio in quel momento che con perfetto tempismo un'anonima voce femminile si levò dalla platea e scandì seccamente questa memorabile frase: «Per pulire, Don Marco!». Io, Cristina e Marinella, le tre relatrici, fummo presi in contropiede, ma il nostro stupore non era niente in confronto con quello che si stampò sulla faccia del povero parroco, il quale cercava di identificare chi era il maldestro, la colpevole. Forse un'anziana nel tradizionale abito da vedova, una delle giovani madri vestita casual, magari quella con il bambino addormentato in braccio, non l'abbiamo mai capito. Solo che dopo che questa donna ebbe detto «per pulire, Don Marco, siamo collaboratrici», tutte cominciarono a parlare, cominciarono a dire «sì, è vero, tutto quello che avete detto voi è proprio vero, qui non contiamo niente nella chiesa». Erano presenti diversi sindaci del circondario, tutti donne, tutte intenzionate ad andare a fondo del problema, e ciascuno intervenne per rivelare l'importanza di quell'incontro. Rimanemmo in quella stanza per 2 ore e mezzo. L'unico che se ne andò via fu il parroco. Vi ricordate la favola dei fratelli Grimm, dove qualcuno dice che il re è nudo? Quel bambino che dice che il re crede negli abiti dell'imperatore, ma gli abiti dell'imperatore non ci sono. Cos'è che ci ha reso nudi? La vita. Se qualcuno di voi ha perso una persona cara e alzi la mano, chi di noi non l'ha persa? Solo che alcune persone, come i miei genitori, sono morti perché, insomma, non erano anziani. Però in ogni caso, ma lo capite? E questo era il mio argomento di quest'oggi. Di fatto noi abbiamo un'unica maestra nella nostra vita, che è la vita, non è Dio, non è la Madonna, è la vita. Perché se la Madonna ci dice qualcosa contro la vita, io sto dalla parte della vita.
nella vita che cosa vuole? Che noi ci conosciamo. Ma quante persone hanno voglia di conoscersi? Partono con l'ideologia, sono nude e dicono che hanno il più bel vestito. E difatti quando la vita ti dice che sei nudo, nuda, tu ti lamenti. Cos'è che ci fa vestito? Primo, ho fatto sempre del bene. È la frase più assurda che potete dire, perché la vita ci insegna che io sono responsabile della vita, non del mio piccolo. Oh, noi abbiamo imparato il vestito dell'imperatore, qual è? Ma io mi commuovo quando vedo gli africani. Ma adesso il prossimo pranzo di Natale, quanti africani nutrirai? Hai detto che ti commuovi, ma non credo che siamo peggiorati, non credo che mancano i valori, è che abbiamo un mucchio di opportunità, mentre una volta nel nostro piccolo paese, che opportunità avevamo? Piccole opportunità, ecco perché erano buoni, perché in fin dei conti c'era la polenta da mangiare, oltre non c'era, oggi invece... Prova a vedere tuo figlio, perché mangi, mamma mia! E se vai a un pranzo di matrimonio, il primo era acido, il secondo banale, il terzo mancava di sale, il dolce poi... signori, vedete che non ci conosciamo, vedete che non ci conosciamo. Einstein l'ha detto chiaro, come al solito, scrisse un proclama per l'umanità e scrisse così: uomini, ricordatevi che siete uomini e dimenticate tutto il resto, perché la domanda grande che io esporto in tutta Italia è che cosa vuol dire essere umani. Allora, la frase di Einstein era un'altra, ho citato la prima perché mi piace veramente tanto. Uomini, ricordate la vostra umanità e dimenticate tutto il resto. Einstein dice: una volta avevano chiari i fini, ma difettavano di mezzi. Oggi abbiamo tutti i mezzi, ma non sappiamo più il fine. Domanda: cosa devo fare? Che cosa vuol dire vivere? Qualcuno di noi ha i capelli bianchi, ma non lo sa mica perché vive. Chiedo scusa, non è una battuta, lo sentirete tra poco. Devo chiederlo a quelli dell'aldilà. Di là arrivano continui messaggi, perché di là c'è solo amore e tenerezza. Non vuoi aprire gli occhi, te li faccio aprire io. Ma se la medianità ci fa aprire gli occhi, come veramente succede, e tu non li vuoi aprire, non pensare che la medianità serve. Perché la cosa essenziale è aprire gli occhi. E che cosa vuol dire aprire gli occhi? 3 giorni senza mangiare, io devo rispondere che cos'è la vita, magari senza mangiare capisci che cos'è la vita. E qualche cosa, un'esperienza, come dico sempre io, che ci viene data gratis, gratis. Come l'ha tradotto la Chiesa la parola gratis? Grazia. Pensate quando eravamo noi bambini, in grazia di Dio, se non vai ammesso sei in peccato mortale, perdi la grazia, quella donna, quell'uomo è pieno di grazia, vuol dire pieno di cose gratis, basterebbe questo per essere cristiani. Se tu senti i tuoi genitori, quelli che ti stanno vicino, i catechisti che ti dicono che sei riempito di cose gratis, certo, c'entra subito il discorso con Dio. Scusami, chi fa le cose gratis, se veramente fa le cose gratis, te le dà e decidi tu come usarle. Lui non ti castigherà mai, perché altrimenti te le faceva pagare. Se te le ha date gratis, non ti chiederà mai conto. Ma a quel punto, se tu hai qualcosa gratis, tu... hai sufficiente cibo per vivere, hai sufficiente capacità per camminare, se stai fermo, lui non è arrabbiato, ma tu meriti la Geenna, dice Gesù.
Nel Vangelo non c'è mai scritta la parola inferno, mai. Sono a Gerusalemme e la Gena è una collinetta dove una volta bruciavano le immondizie. E Gesù dice: se con tutto quello che hai ricevuto gratis sprechi la tua vita, fai una vita da schifo nell'immondizia. E siccome alla Gena c'era sempre il fuoco che bruciava, perché le immondizie si bruciavano, ecco perché Gesù dice nel fuoco, nella Gena eterna, nessun riferimento all'inferno. Allora, io devo rispondere a questa domanda: perché vivo? Come faccio a vivere senza sapere perché vivo? Io vivo perché, non lo so, evoluzione? Atto sessuale dei miei genitori che mi hanno fatto nascere? Dio? Ci metto io, quello che credo che sia la causa del mio vivere. Ma il problema è cosa ci metto io dentro il vivere. Ok, passiamo 40 anni a decidere: sono nato dall'evoluzione, sono nato dal caso, sono nato dal destino, sono nato da Dio, sono nato dal demonio. Ok, ma 40 anni cominci a vivere. La Bibbia come comincia? In principio Dio creò il cielo e la terra. Se l'avesse fatta un occidentale avrebbe fatto 22 milioni di volumi sul rispondere alla domanda: ma chissà se esiste Dio? In continuazione: e perché? E chi lo dice? E mi dia una dimostrazione? E devo verificare? Ma se non verifichi la bellezza qui davanti a me di quegli alberi gratis? Quindi tutto il discorso della medianità è venuto perché noi siamo con gli occhi chiusi, perché non c'ho bisogno di sentire che di là sono vivi, perché se dico di credere che vengo da Dio, che è il Dio dei vivi, non c'è nessuno che muore davanti a Lui, non c'è nessun morto per Lui, siamo tutti vivi. E siete voi che l'avete battezzato il bambino? Siete voi che facendo il battesimo avete detto che credete, che siete seguaci di Gesù? Ditemi una volta che Gesù ha detto, per esempio, che di là c'è la morte e che questa morte è la nostra destinazione. La nostra destinazione è la risurrezione. Perché quando mi muore un figlio non capisco più niente? Perché non c'era questo pensiero. Perché non c'era nella mia vita questo pensiero. E certo che capisco soggettivamente, capisco tutto, ci mancherebbe, ma allora non vengo più a parlare, perché tu non vuoi qualcosa di oggettivo, vuoi rimanere in qualcosa di soggettivo. Cosa vengo a fare 800 km per dire soggettivamente tu sei libero di pensare quello che vuoi? Mica viene uno da Torino a dirti: guarda che si deve pensare così. Ma il cristianesimo è fede nella risurrezione, se no è una grande boiata. È fede nella risurrezione. Se mi dici ci credi, faccio fatica, certo che ti capisco, ma è fede nella risurrezione. Cosa dice il Vangelo? Se vostro figlio vi chiede un pane, voi gli date un serpente; se vostro figlio vi chiede un uovo, voi gli date uno scorpione. Se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, tanto più il Padre vi darà, chiedete e vi sarà dato, lo Spirito. Lo Spirito ci ha promesso Gesù. Bussate per ottenere lo Spirito di Dio, lo avrete. Hai visto che non sappiamo perché viviamo? Molta gente, forse anche dei presenti, vive per proteggersi le spalle. Io sono devoto di Padre Pio, quindi sono... Cosa? Anche perché sotto c'è la bestemmia più grande contro Dio. Qual è? Che noi siamo soltanto corpo, mentre io sono corpo, mente, anima. E voi che Gesù è venuto su questa terra per salvare il corpo, si sa già che si muore. È venuto per salvare corpo, mente, anima insieme. Ma siccome l'anima è la parte più nobile, subito dopo la mente e subito dopo il corpo, stupido che non sei altro, chiedo scusa dell'espressione, se tu salvi l'anima ce ne avrà un vantaggio anche il corpo, ma se tu salvi il corpo l'anima rimane la stessa. Poi leggi quel libro
sulla medicina olistica, sul pensare positivo, e ti innamori. E che cos'è il pensare positivo? Tu curati della tua anima e della tua mente, i benefici per il tuo corpo verranno. Se l'anima è la cosa più importante, io devo cercare di curare l'anima. E allora che cosa vuol dire curare l'anima? Proprio in questi giorni con il mio gruppo facciamo il caffè biblico noi tutti i mercoledì. Che cosa vuol dire? Che cominciamo con un brano biblico e poi per 2 ore in pratica chi vuole dice la sua, prima facciamo un'ora di preghiera. Siamo arrivati alla frase di San Giacomo che dice: la fede senza le opere è morta. Che cosa vuol dire la fede senza le opere è morta? La fede non vuol dire aver fiducia in Dio, vuol dire che gli ebrei, e Gesù è un ebreo al 100%, gli ebrei sanno che Dio ha mandato dei libri, ta Bibla, la Bibbia. Allora loro partono da questo principio. Se tu dici che credi a Dio, non credi a Dio filosofico, credi a quello che lui ha detto. Se lui ha detto una cosa, tu devi metterlo in pratica. Ecco, la fede senza le opere è mettere in pratica quello che lui ha detto. Io prima di credere in Dio, credo nella vita. È la vita che mi fa credere in Dio, non Dio che mi fa credere nella vita. Perché la vita è così piena di cose gratis, è così eccezionalmente meravigliosa, che non può avere la tenerezza infinita come causa della vita. Qual è il problema? Che l'ha affidata a noi la vita. L'ha affidata a noi la vita. E torna una frase che amo, la follia, davvero, una delle frasi che amo di più è di Eraclito, quello famoso di Pantarei, tutto scorre, vi ricordate? Ma la frase più bella non è Pantarei, Dio non nasconde e non svela, Dio dà segni. Dio non nasconde, ci hanno detto al catechismo che Dio è geloso di noi, quando siamo troppo felici lui deve intervenire, perché è tutto un segno, è tutto un segno. Un gatto è un segno così meraviglioso di Dio, ma anche il rinoceronte, il bambino, perché il vecchio no, la bellezza, ma anche in fin dei conti chi non è bello, non manifesta qualche cosa della multiforme realtà della vita. Non ho capito, cosa volete dalla vita? Cosa volete che non vi dà? Noi che cosa vorremmo in fin dei conti? Vorremmo che lui intervenisse dove non siamo capaci di intervenire noi. Ma scusami! O lui interviene o lui non interviene. Siccome lui, secondo me, ha messo nell'armonia tra corpo, mente e anima la possibilità che tu intervieni. Quando tu trovi armonia tra corpo, mente e anima, tu di fatto intervieni. Matteo, le stesse frasi che vi ho citato prima di Luca, del Vangelo di Luca, cambia l'ultima parola. Invece di dire spirito, se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, tanto più il Padre vostro vi darà lo spirito. Matteo dice un'altra cosa che secondo me è anche molto bella, anzi sotto certi aspetti perfino più bella, perché è più difficile. Se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, tanto più il Padre vi darà cose buone. Vuoi fidarti? Vuoi fidarti? Vedi che il vero problema è la fede. Vedi che il vero problema è la fede. Gesù ai ciechi dice: che cosa volete? Che cosa volete che avvenga? Che vediamo avvenga secondo la vostra fede. Che cosa vuol dire fede? Quando pensate a fede, d'ora in avanti, pensate a un contenitore. In questo contenitore che cosa ci avete messo? Avviene secondo ciò che tu ci metti dentro.
ci metti il corpo, tu ci metti mente, tu ci metti anima, perché il corpo dipende dalla mente e dall'anima, perché se il corpo diventa prioritario, primario, schiaccia ciò che invece è visto inevitabilmente come primario, l'anima. E che cos'è l'anima? Ciò che tu credi, ciò che per te non è negoziabile. Vi ricordate a Torino, vicino a Torino, al tempo di San Giovanni Bosco, Domenico Savio, cos'era non negoziabile? La morte, ma non peccati. Ecco, per lui era non negoziabile il peccato. Gesù non è mica venuto, perché se no prenderesti qualche cosa di quello che ha detto Gesù, non temete chi uccide il corpo, è una frase del Vangelo, temete chi uccide l'anima e ha il potere di farvi andare nella Geenna. Vedi che noi non vogliamo conoscere la vita. Allora che cosa c'è dentro quel contenitore? Che cosa c'è? C'è quello che ci metti tu. Ben sapendo che siamo in evoluzione, quindi puoi cominciare da un momento all'altro a metterci dentro qualche cosa, solo che per metterci dentro qualche cosa bisogna che qualcosa esca. Per esempio, secondo Don Sergio Messina, che cos'è che devono uscire? Le credenze. Se ci mettete credenze, alla fine le credenze non vi aiutano nei momenti difficili. Ecco perché Gesù chiede, cosa dice la tua fede? Avvenga secondo la tua fede. Per cui molti commentatori, molti studiosi dicono che il vero problema, e Gesù una volta nel Vangelo di Marco lo dice, io posso anche guarirti gli occhi, ma tu devi guarire l'anima, io ti guarisco gli occhi affinché tu capisci che io guarisco l'anima. Ok Signore, comincia con gli occhi, poi all'anima ci penso io, facciamo tutti così. Ho sentito gente che ha avuto il figlio guarito e che poi va a messa, ma ci ha detto Gesù di andare a messa? O vi riconosceranno che siete miei discepoli se vi amerete? Gesù ha detto di dire il rosario, o piuttosto non ha detto se hai frodato qualcuno devi dargli 4 volte tanto, se hai frodato lo Stato devi dargli 4 volte tanto. Don Sergio, ma cosa vuol dire? Non sappiamo chi siamo, crediamo di sapere chi siamo. Hai visto aver estromesso Gesù dalla nostra visione umana, di fede, di gioia, di pace, di serenità? E adesso ecco che siamo impoveriti e ci vuole la donna che dica sì, Don Marco, per pulire la Chiesa. E qualcuno ce lo deve dire. Chi ce lo dice? La vita. Ce lo dice la vita, perché la vita è karma. Che cosa vuol dire karma? Via, è una via dove una volta che tu hai messo in moto un meccanismo, hai fatto nascere qualcuno, guardatemi negli occhi, questo qualcuno morirà, sei tu che hai messo il karma della morte in chi hai fatto nascere. Se vuoi lo dico con altre frasi meno dure, meno volgari, non credo di essere volgare, duro certamente sì, sei tu che hai messo in moto il karma. Ti faccio una colpa, tutto l'opposto. Il nostro karma dipende da quello che ci hanno dato i nostri genitori. Su Dio, con tutte le migliori intenzioni, ci hanno dato quasi sempre frattaglie. Perché la fede non è credere che c'è qualcuno, la fede è fidarsi di ciò che lui ha detto e metterlo in pratica. È chiaro che non puoi metterlo in pratica se non conosci quello che lui ha detto. Capite che questo è un cammino grosso? Arrivi tu, Don Sergio, a 66 anni, tu studi, tutta la vita che studi. Certo, sono stato fortunato, non lo discuto, quindi non pretendo che voi sappiate. Sì, ma se volete una parola di verità, se volete sapere chi possiamo essere, dobbiamo rivoltarci tutti. Tutti, e smetterla di pensare alla fede come a una credenza e cominciare a pensare invece alla fede come un contenuto della mia armonia,
È fondamentale questo contenuto per la mia armonia, la parola di Gesù è fondamentale, perché se è fondamentale la parola di Medjugorje, e lo dico come esempio, io sono fatto così, so che irrito, perché non c'ho proprio niente contro Medjugorje, anzi, ben venga, ma se io faccio delle parole di Medjugorje, il mio contenuto, domanda, ammesso e concesso che la Madonna parli, ho i miei dubbi, domanda, è filtrato dalla mente di persone. Le parole di Gesù sono filtrate da quello che noi crediamo che è il Figlio di Dio, quindi io faccio soltanto un paragone. Come può qualcuno dire cose meglio, cose più giuste del Figlio di Dio? Di colui che ha detto: questo è il mio figlio prediletto, ascoltatelo. Questo non va contro quello che viene detto a Medjugorje, ma quello è contorno. Questa è invece sostanza. Allora, stamattina presto sono andato a vedere se c'era Posta, e c'era la rivista che molti conoscono e che è appunto sulla medianità, che si chiama Lettere e Scritti. Ci sono delle riflessioni che sembrano fatte apposta, se niente succede per caso, certamente è strano che io al mattino presto vada a guardare la Posta. Aspettavo una persona alle 7:30 che doveva venirmi a parlare, allora ho aperto il cancello così non doveva suonare e ho guardato la Posta. Io credo esattamente così. La medianità è uno strumento utile, utilissimo. Purché ti basti ad un certo momento, perché se non ti basta vuol dire che ti sta danneggiando. Sarebbe come se uno guardasse nel microscopio i microbi, tutto ciò che ci può essere in una goccia d'acqua, e tutta la vita guarda quello. E no, quello una volta che l'hai visto va bene, puoi vederlo un'altra volta, però la vita è vita, la vita è comunicazione, la vita è pantarei, tutto scorre, e cogliere l'attimo fuggente, chiamalo come vuoi. E questa è la vita non ti tradisce mai, 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 mai. Perché la vita non ti dà mai una cosa che non poteva darti, tutto ciò che ti succede era nella vita. Se eri tu che non la volevi guardare, non prendertela neanche con te, però capite che se uno non è furbo, poi alla fine i nodi vengono al pettine. Ecco perché secondo me, vi ho detto prima il discorso della karma, ma soprattutto vi ho detto un altro discorso, che io devo dare una definizione di vita. Cos'è la vita? È una cosa a termine. Io devo dirlo ai bambini che è una cosa a termine. Basta con sta stupidaggine che si spaventano. Se prima dei 14 anni, secondo l'inchiesta americana, vedono 40.000 morti alla televisione. Io devo dirgli che la vita è a termine, che siamo fortunati adesso, l'età media sono 10.000 i centenari in Italia, 10.000 i centenari. Ma siccome è a termine, io devo dire a me prima di tutto e ai miei bambini che è il caso che fai le cose che credi, perché appunto quando verrà tu hai fatto una vita che volevi. Quindi io combatto con tutti quelli che dicono che dobbiamo usare la tattica dello struzzo, perché chiudi pure la testa sotto la sabbia, ma il ghibli viene, il vento viene, sposta le montagne di sabbia e tu ti ritrovi coperto. Allora, due piccoli altri pensieri, ma la medianità è uno dei tanti mezzi che l'individuo ha a disposizione per crescere interiormente. Io l'ho chiamato armonia. Può bastare che ognuno di noi viva semplicemente la sua vita e le sue esperienze per conseguire grandi traguardi. Oh, che bene! Non c'è bisogno di fare niente di particolare. Puoi benissimo vivere senza usare il computer, puoi benissimo vivere senza usare la macchina. Il computer e la macchina sono utili, ma non farne un idolo. Possono essere anche di unità estrema in certi momenti,
capisci? Ma in certi altri devi farne a meno. Noi non vogliamo creare una nuova religione, già fin troppe ne esistono. Noi non vogliamo fare di voi dei paladini di una verità, perché la verità, se è davvero verità, non ha bisogno di difensori. La vita non ha bisogno di difensori, con tutte le bestemmie che si dice alla vita. La vita continua a essere vita, perché la verità finirà sempre alla fine di avere il sopravvento. Allora, qui c'è un discorso, secondo me, davvero molto importante, davvero davvero, perché? Perché noi dobbiamo capire, secondo me, che coloro che sono senza corpo stanno facendo un cammino. Noi ne siamo tutti convinti. Io però ho l'impressione che da tanti messaggi avevo l'impressione, poi qui secondo me c'è una risposta, si dimenticasse che se tu qui hai fatto una vita centrata sul corpo, è dolorosissimo staccarti dal corpo. Perché? È perché non conosci la mente e l'anima, ti ritrovi con qualche cosa a cui hai mai badato. Qui non si parla di castigo, non si parla di rabbia, non si parla di ira, di Dio, si tratta delle 2 più 2 fa 4. E qui, tra le altre cose, c'è scritto così: la maggior parte delle persone che si accostano allo spiritismo lo fa sotto la spinta della sofferenza interiore, della solitudine, della paura della morte o della ricerca degli affetti perduti. Non lo fa quasi mai in serenità ed equilibrio. E sono proprio questi fattori che più possono costituire dei pericoli per l'individuo. Può succedere infatti che colui che si avvicina alla medianità incomincia a subire una sorta di dipendenza nei confronti della persona cara che si presenta. Incomincia ad aspettare ogni nuovo incontro in modo morboso, da vivere le sue giornate solo nell'aspettativa. C'è un mucchio di gente che aspetta che qualcuno dica loro: ti voglio bene. Questo è il nostro compito. Poi capiterà l'occasione, il sogno, l'incontro con una medium, un avvenimento che non... Ok, sei pieno di questi segni, ma il tuo compito non è aspettare messaggi, perché avviene secondo la tua fede. Se tu chiedi soltanto ripetutamente di avere in qualche maniera dei segni, tu vivi di segni, e quando non c'è il segno dici: è Dio che nasconde. Perché non ti svegli? Quindi vedete che il discorso ha un certo suo senso. Ecco perché abbiamo preferito rendere piuttosto rari e addirittura mai su richiesta l'intervento dei vostri cari scomparsi. Se voi lo desiderate, ma riteniamo sia cosa migliore per voi e per loro stessi, limitare al massimo il loro intervento diretto. E adesso, secondo me, questa è la parte più bella nella quale io mi ritrovo. Ho detto per loro stessi, e lo sottolineo, perché è necessario comprendere che quasi sempre chi è trapassato da poco attraversa fasi di rimorso e di dolore per ciò che ha fatto o omesso di fare. Quando tu ti guardi allo specchio o dici: specchio delle mie brame, chi è il più bello di questo reame? E delle mie brame, di là non ci saranno più brame, saremo nudi. Non pensate che chi ha pregiudizi e preconcetti adesso mi metto a stimarle. Non pensate, è contro la legge del karma. Quel cammino dovevi farlo qui, non lo fai qui, lo fai di là. Non ci vedo niente di speciale. Mi pare che sono io che dirò alla luce infinite: sì, sì, lo voglio fare fino all'ultimo minuto, fino all'ultimo spicciolo. E perché è giusto, se no... Capite quante volte pensiamo di essere così più grandi di Dio, che diciamo: ah, ma io e lui ci mettiamo d'accordo. Con la legge del karma non ci si può mettere d'accordo, perché la legge del karma è la legge dell'amore. Dell'amore per sé, tu devi tornare ad amarti nella tua armonia. E ho detto anche per voi stessi, perché non potreste fare a meno di preoccuparvi. Se
il trapassato, se colui che non ha più il corpo vi raccontasse qualche cosa, che in questo momento il pregiudizio è come una palla al piede che gli impedisse di correre verso la luce e deve andare avanti faticosamente, se sapeste che vostro figlio deve arrivare alla meta del santuario, della cima, e si è fermato e ogni passo è pesante, stareste male se voi siete già arrivati. E ho detto anche per voi stessi, perché non potreste fare a meno di preoccuparvi, di restare coinvolti, di soffrire nell'ascoltare direttamente le parole spesso strazianti dei vostri cari, che si sforzano di uscire da quei gusci che li avvolgono e che li rendono simili a crisalidi del bozzolo. Devo diventare farfalla. Oltretutto il maestro aveva detto, se il chicco di frumento non cade in terra e non muore, non porta frutto. Era già tutto scritto, dove non c'è niente di rabbia, di rancore, di ira da parte di Dio. C'è tenerezza, Dio è una grande calamita. Io penso a Dio come alla luce, come molte volte ho detto. Banalmente potrei pensare ad un'energia che calamita, ma se tu, che sei fatto della stessa natura di Dio, ti metti addosso una trapunta, neanche la calamita può attirare un pezzo di ferro, bisogna che togli la trapunta. Che bello, che non va perso niente di noi, perché lo dobbiamo recuperare, come si chiama questo? Trasformazione, resurrezione, rinascita. Tutti quei concetti che noi ripetiamo, pensiamo adesso a Natale, con quanto enfasi lo ripeteremo, la rinascita portata da Gesù, è solo che devi cambiare pregiudizi, preconcetti, abitudini, devi mettere nella sacca della fede dei contenuti che non siano soltanto corporei, perché cosa accettereste la morte? Se qualcuno vi chiedesse di dire una bestemmia, altrimenti vi uccide, faccio un esempio neanche tanto simile, voi sareste disposti a dire la bestemmia? Ecco, nel contenitore c'è questo, qual è il limite oltre il quale tu non sei più disposto ad andare? Ecco perché forse solo nei campi di concentramento noi sappiamo chi diventeremmo. Perché soprattutto, come dice il Salmo 49,13, l'uomo nell'abbondanza non capisce. E noi di fatto siamo nell'abbondanza. Finisco questa parte. Se davvero amate i vostri cari, quindi non cercateli con desiderio, con malinconia, con rimpianto, attraverso questi o altri incontri, ma rendite vive dentro di voi il ricordo del bene che hanno fatto e il sostituire voi l'eventuale male che hanno fatto. Ecco Gesù quando dice a Zaccheo: do metà dei miei beni ai poveri, e se ho frodato qualcuno gli do 4 volte tanto. Finisco questo pezzo perché lo trovo veramente carico, credo che vi possa aiutare. L'insegnamento spirituale è sempre adeguato alla realtà interiore dell'uomo che ascolta. Anche la medium, anche colui che sicuramente vi sta facendo vedere, intuire qualche cosa dell'aldilà, si adegua sempre alla mia, alla tua, alla sua identità, perché noi nella nostra identità siamo il veicolo, come l'atto sessuale di mio papà e di mia mamma era il veicolo identitario. Io ho i cromosomi dei miei genitori, ma c'ho anche il modo di parlare dei miei genitori, ma c'ho anche i loro pregiudizi. Ecco perché la nascita dovrebbe essere il vero modello per capire la morte, perché la morte è una rinascita. Solo che, come nella mia nascita ho preso tutto dai genitori e poi ho tentato di rinascere facendo le mie scelte, i miei percorsi, i miei cammini, lo stesso di là. Lascerò un corpo, un vestito e dovrò rinascere, solo che se l'attenzione è stata tutta sul corpo, lì non saprò cosa fare perché mi manca il corpo.
Allora, per favore, allenate la mente e l'anima. Scusami, basterebbe dire il Padre nostro al presente piuttosto che dirlo al concessivo, al congiuntivo. E sembra che Gesù l'abbia potuto dire al presente, che tutto è un'altra cosa. Padre che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, te lo santifico io, dicendo che questa tua opera è così bella, questa esperienza. Viene il tuo regno. Sta venendo il tuo regno, sono io che lo porto. Si fa la tua volontà come in cielo e così in terra. Passeranno generazioni, ma verrà la generazione che finalmente capirà che servire Dio, come dice la frase della Bibbia, è regnare, è essere re. Ci dai il nostro pane quotidiano, ci dai anche le brioche, i croissant, mamma mia. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. È la più grande fregatura. Diciamo rimettili come li abbiamo rimessi. Non ci induci in tentazione, ma ci liberi dal male. Allora, perché tutto questo? È semplice, perché nel contenitore delle religioni che cosa ci sono? Indulgenza. Far pagare le messe 15 euro, ma perché le pagate? E le indulgenze? Le indulgenze e tutto il resto. Sono cattivi? Assolutamente no. Ma avviene secondo la loro fede. Quello che sta avvenendo è che la gente ha delle credenze, ma non incontra la fede. Perché il sacchettino che ci danno quando siamo piccoli è pieno di credenze. Le credenze sono cose attaccate con lo sputo, che quando viene un po' di vento crollano. Invece la fede è la roccia su cui, come dice sempre la parola che si usa tanto oggi, è non negoziabile. Se anche Dio mi dicesse, ma chi te lo fa fare a fidarti di me? C'è un famoso brano di un ebreo che dice, anche se tu mi disprezzerai perché credo in te, io continuo a credere in te. Perché questa è la fede, perché con vostro figlio non fate così? Anche se vostro figlio non credesse più in voi, voi continuerete a credere e a sperare in lui. Quindi vedi che facendo questi piccoli esempi noi capiamo. 10 minuti credo che possa aiutarvi. Chi è Etty Hillsum? Perché vedete, secondo me noi facciamo vedere i santi, alcuni sono eccezionali, ci mancherebbe Francesco, però noi non conosciamo mai Francesco davvero, perché sappiamo sempre le 3, 4, 5, 6, 7, 8 cose. Quanto gli ha aperto gli occhi e lui è rimasto innamorato di Dio, certo, giullare di Dio, ma quante volte ha sbattuto, ha tenuto gli occhi chiusi? Perché? Perché era un umano. Perché era un umano. Non fate nessuno Dio su questa terra, neanche Gesù. Vedetelo come uomo, è molto meglio, perché vedete che ha fatto fatica e che se ci è riuscito lui, forse ce la possiamo fare anche noi. Se ci è riuscito Francesco, al 90%, perché gli uomini non arrivano più del 90%. Non divinizzate nessuno, per favore, non divinizzate nessuno. Nessun messaggio, è sempre parola umana, adatta a noi, per spronarci, non è la verità. Allora, se invece incontrate Etty, incontrate il cammino non di una santa, lei è un'ebrea, diciamo così, olandese, 28 anni morirà, quando ha 23, 24 anni, è una ragazza normale, ha rapporti sessuali, è una ragazza libera, sveglia, frequenta l'università e sta bene, perché? Perché sa far girare attorno a sé persone, cose, famiglia,
e poi arrivano nel 42-41, arrivano i tedeschi. E lei è obbligata in qualche maniera a vedere le restrizioni, a non essere più piena di cose inutili. E quindi che cosa scatta in Etty? Etty vuol dire Elisabetta, in Etty scatta l'accettazione. E guardate, ve lo dico, se vi fidate di un saggio, dopo il Vangelo io dico il libro più bello che abbia mai letto. Perché mette nell'occasione di capire che posso fare un cammino interiore. Lei, quando andrà ad Auschwitz, butterà una cartolina dopo, dove c'è scritto: stiamo andando ad Auschwitz cantando. Morirà ad Auschwitz il 30 novembre del 43. Ma nel libro, perché lei ha scritto sia un diario e sia delle lettere. 20 anni dopo che morì scoprirono questi libri, solo che scriveva piccolissimo, ci hanno messo un mucchio di tempo. Adesso è diventata quasi cristiana, invece non è cristiana, è un'ebrea che non frequentava sinagoghe, ma che scopre che la vita le sta chiedendo di fare fronte ai nazisti che cominciano a darle restrizioni. Tante cose, scrive, sono successe dentro di me. In questi ultimi giorni ho guardato in faccia la nostra misera fine, che è già cominciata nei piccoli fatti quotidiani, e la coscienza di questa possibilità che sia la fine fa ormai parte del mio mondo di sentire la vita che c'ha di speciale, virgola, senza fiaccarlo. Il fatto di sapere che anch'io tra poco sarò deportato non mi fiacca. La possibilità della morte si è perfettamente integrata nella mia vita. Questa è come resa più ampia da questa, la mia vita è resa più ampia dalla morte, dall'affrontare ed accettare la fine come parte di sé. E dunque non si tratta di offrire un pezzetto di vita alla morte perché si teme e si rifiuta la morte. Vabbè, prenditi un pezzo. La vita che ci rimarrebbe allora sarebbe ridotta ad un misero frammento. Vogliamo vivere per qualche cosa di grande. Mi chiedo che cosa farei effettivamente se mi portassi in tasca il foglio con l'ordine di partenza per la Germania, per Auschwitz, anche se in Polonia. E se dovessi partire tra una settimana, scrive. Supponiamo che quel foglio mi arriva domani. Cosa farei? Comincerei con non dir niente a nessuno, mi ritirerei nel cantuccio più silenzioso della casa e mi raccoglierei in me stessa, cercando di radunare tutte le mie forze da ogni angolo di anima e di corpo. Mi farei tagliare i capelli molto corti e butterei via il mio rossetto. Ecco, chissà che cosa vuol dire essere donna destinata al campo di concentramento, e non grida, non bestemmia, non si lamenta, non cerca vie di fughe, si prepara. Mi farei fare dei pantaloni e una giacchetta con quella stoffa che ho ancora per un mantello d'inverno. Naturalmente vorrei ancora vedere i miei genitori e racconterei loro molte cose di me, cose consolanti. E ogni minuto libero vorrei scrivere a lui, all'uomo di cui so già che mi farà morire di nostalgia. Certe volte mi sembra di morire già adesso, quando penso che dovrò lasciarlo e che non saprò più niente di lui. Tra qualche giorno andrò dal dentista per farmi otturare questi denti bucati. Sarebbe proprio grottesco che mi venisse in campo di concentramento il mal di denti. Mi procurerò uno zaino e porterò con me lo stretto necessario, una Bibbia e qualche altro libretto piccolo che mi consolerà. Non mi porto ritratti di persone vive, ma alle ampie pareti del mio io interiore voglio apprendere le immagini dei molti visi e gesti che ho raccolto nella mia vita. Non mi porto pezzi di carta, sono dentro di me. Anche queste due mani vengono con me, con le loro dita espressive e che sono come giovani rami robusti. Spesso saranno congiunte in una preghiera e mi proteggeranno e staranno con me fino alla fine. E così quegli occhi scuri con il loro sguardo buono, dolce e indagatore mi porto le mie mani e i miei occhi. Chi ha permesso in un anno questa rinascita? La vita, non Dio.
perché chi incontra la vita incontra Dio, un mucchio di gente incontra Dio ma non incontra la vita, e quindi pretende da Dio, si aspetta da Dio, è arrabbiata con Dio. Se invece incontri la vita, qualche volta direi, ah, la vita fa male, ma sai che è vita? Ogni camicia pulita che puoi ancora indossare è quasi una festa, e così pure se ti lavi con un sapone profumato in un bagno che è tutto tuo per quella mezz'ora, cominci a godere delle cose piccole, è proprio come se io mi stessi già congedando da queste raffinatezze della civiltà. T'accorgi che molti di questi anziani sono stati educati ad avere niente, avere il bagno in comune, a lavarsi nella tinozza, ma hanno imparato subito a pretendere tutto. Signori, la vita c'è un momento che dà e c'è un momento che toglie. Ecco che cosa voleva dire il significato di quello che era il titolo. Noi sappiamo ciò che siamo, oggi metterei punto interrogativo, ma certamente ignoriamo ciò che saremo. Che cosa saremmo? E ti ha camminato, ha capito che quella era l'opportunità, in un caso è la rassegnazione, in un altro caso sono le guerre, la peste, i terremoti, la carestia. Quello che conta in definitiva è come si porta, sopporta e risolve il dolore, e se si riesce a mantenere intatto un pezzetto della propria anima. L'anima deriva dal greco animos, cosa vuol dire animos? Vento, spirito. C'è qualche cosa dentro di noi che noi non possiamo imbrigliare, c'è qualche cosa dentro di noi che il vento soffia dove vuole, dice Gesù, e tu non sai né dove viene né dove va. L'animos in greco, lo spirito. Allora la mia conclusione è proprio a questa gioia dello spirito. Perché? Perché non lo afferri mai. Ma io ho la fortuna a 66 anni di non avere problemi di asma, respiro aria, è l'aria che mi fa vivere, ma non posso imbrigliarla. E allora capisco che sono vissuto perché c'era l'animus, perché c'era lo spirito. Quando cominceremo a svegliarci? Questo convegno è un'opportunità grande di svegliarci, di rinascere, chiamala come vuoi. Capite? È l'opportunità che noi abbiamo di allargare i nostri confini. Una ricca ereditiera, tutta ingioiellata, uscì da un albergo londinese di lusso dove aveva cenato e ballato per tutta la sera a favore dei ragazzi abbandonati. Stava per accomodarsi sulla sua Rolls Royce quando un monello le si avvicinò piagnucolando. «Mi dia una monetina, signore, ho fame!» La nobildonna si ritrasse inorridita. «Brutto ingrato che sei altro!» esclamò. «Ma ti rendi conto che tutta la sera che ballo per te?» Quanta gente crede che con fin di bene quello aveva fame, e lei si è ricordata che aveva ballato tutta la sera per lui, è proprio un ingrato. Finiamo col racconto più bello, è una storia vera invece, questo, che parla di una suora che si chiamava Sor Paola, che è già morta, di Torino del 2003 mi pare, e che raccontava che quando era andata in missione ed erano venute persone e lei faceva un po' di catechesi. Ad un certo punto si è avvicinata anche una donna che le sembrava che non aveva mai visto, ha spiegato tutto del messaggio di Gesù, mentre la gente sciamava, questa donna si è avvicinata e gli ha detto: «Sorella, ma se quello che tu hai detto è vero, perché non sei venuto a dircelo prima? Perché non sei venuto a dircelo prima? Ma se fosse vero, ecco la nostra nostos algos, nostalgia. Nostos algos vuol dire dolore insopportabile». Ecco che abbiamo un dolore insopportabile perché? Perché ci sembra che abbiamo fino adesso non saputo certe cose. Non ti preoccupare, quello che finora hai fatto e saputo è sufficiente per farti rinascere. Non devi avere rimpianto. Qualsiasi cosa avessi fatto, avessi pensato, avessi
avessi incontrato è sufficiente per quel minuto di vita che ti rimanesse per rinascere. Posso augurarvi buona rinascita? Grazie.